Nuovamente qui Manu e Gio, ovvero il DNA, in compagnia di un personaggio che abbiamo aspettato, io lo posso dire, da anni. Abbiamo aspettato tutto il giorno, posso dirlo io, perché sono sveglia dalle 7 e mi sono preparata. Ah, veri, pensa che però io ti ho superato perché mi sono sveglia dalle 5 per è arrivare vero, qua con grande lei, no? Monica Ward. Monica Ward, abbiamo il piacere di averla qui, oggi prestiamo la nostra voce agli amici di Orgoglio Geek. È il geek, un tipo di nerd che ovviamente si appassiona molto ad alcune più, cose. Molto più, no? Orgoglioso, sì. Noi siamo molto orgogliosi. Più direi. Okay. Esatto. Scherzi a parte. In generale. Io vorrei riprendere il percorso che hai fatto tu anche all'inizio di questa bellissima lezione, ovvero partendo dai tuoi avi, perché guarda, ti racconto prima una piccola cosa, perché io faccio parte di una classe non giovanissima neanche io, per cui quando ero bambino ascoltavo la voce di un certo Fernandello, o di un certo Jerry Lewis, Carletto Romano, che mi ha insegnato qualcosa di particolare, ovvero che doppiando un personaggio anche si straniero, si può dare uno spessore diverso agli attori, esatto, certo. Un'anima che magari è più colorita, più particolare. E renderli anche più famosi, diciamocelo, sì, perché poi era la voce che dava il successo anche in Italia. Non sempre il corpo. Fatto sta che scopro poi con grande ritardo che una delle mie doppiatrici preferite in assoluto, Monica Ward, è discendente da quel ramo. Esatto. È una cosa genetica. E noi di genetica, chiamandoci DNA. No, è vero, è vero. Esatto. La genetica torna, non c'è niente da fare. Noi veniamo da una famiglia di artisti e quindi tutti noi, devo dire con fierezza, siamo bravi, nel senso che poi alla fine questo lavoro lo puoi fare solo per meritocrazia. Il doppiaggio lo fai se realmente lo sai fare, se no sei tagliato fuori. E diciamola tutta, perché io so delle storielle su Steve Urkel, insomma, che ti ha dato qualche problema per anni e anni doppiare questo. Esatto, per 18 anni l'ho dovuto fare Steve Urkel. Oddio, mi sono rovinato le corde vocali. Comunque. Ma davvero, non è una leggenda, davvero, hai sofferto tanto per seguire la crescita di questo personaggio. Beh, anche perché è una vocalità talmente diversa dalla mia che evidentemente non sono stata neanche brava così ad usare bene le corde vocali e mi sono venuti i noduli. Alla fine è una sorta di prova atletica quella, esatto, del vero doppiatore, perché si immedesima talmente tanto. Siamo in zona, diciamo, anche anime contest. Sì, siamo nerd da quel punto di vista. Ma sai che è stata la doppiatrice? Indovina di chi? Mesonikoku? Mesonikoku, vero, cara Dolce Kyoko? Ranma mezzo, la prima serie senza censura. Bulma ultimamente, per i maniaci di Toriyama, anche Bulma in Dragon Ball, esatto. Quindi alla fine davvero è un percorso complessissimo quello del doppiatore, sì, che si scontra con realtà, dimensioni talmente diverse, esatto, dalla nostra. Però cos'è davvero che ti ha spinto a, io credo a un certo punto, a preferire per un periodo molto lungo della tua carriera di entrare in questo mondo coloratissimo dei cartoni animati? Ma perché è una full immersion talmente straordinaria che niente, mi ci trovo benissimo, facciamo tantissime lavorazioni diverse, per cui non ti annoi mai, dai cartoni animati ai film alle serie televisive. E poi molto selezionati, perché lei effettivamente nei cartoni hai, sì, scelto quelli che amiamo noi, quindi, esatto, ci deve essere un motivo, non fate di tutta l'erba un fascio, scegliete quello, sì, che amate. Esatto, a volte lo scegliamo, a volte ci capita, a volte i direttori ci scelgono proprio perché quell'attitudine anche tonalità e quell'attitudine anche caratteriale. Senta, me lo deve fare sto favore. Cos'hai, Manu? Ho paura di te. Un attimino. Lisa, io ti amo. Oddio, una dichiarazione amore. Veramente mi ami, io sono felicissima, tu sei bellissima, c'hai degli occhi stupendi, quindi anche io sono innamorata di te. Sì, ma io in realtà sono Maurizio, chiamo io, cavolo, porca miseria. Ha proprio identità, anche la nostra Manu. Ecco, la nostra carissima Monica Ward in realtà è stata assalita da tanti ti amo, ti amo, ti amo, però non aveva ricevuto il ti amo da Maurizio Gracchio, glielo dobbiamo dire. Lei non sa, lei chiuda gli occhi e non si preoccupi. Ah, no, sono molto vicino a lei. Non è la magia lei della ha detto voce. Che gli uomini non possono avere le mutandine rosse, invece io le indosso sempre. Ecco, la magia della voce a volte è anche inappropriata. Carissima Monica, ti incorono, amica di Orgoglio Geek. Vabbè, questo è terribile, però chiedi permesso, Manu. No, vabbè, 5 secondi. DNA sono anche discorsi non appropriati, questo è quello che capita ogni tanto. Comunque, sappiamo che hai fatto una carriera stupenda, andrai ancora avanti. Ci hai sorpreso, Lars von Trier, hai sfidato Lars von Trier con, esatto, Björk, esatto. E sei riuscita, poi ci hai raccontato anche in maniera non indenne del tutto, esatto, a superare questa prova emotiva. Perché?
perché guarda, dare voce anche a Björk, che è un folletto tutto di suo, sì, poi esatto, diretta così. La frontiera, davvero male. Film straordinario. Dici soltanto, la prossima cosa, stai lavorando ad una serie. Sto lavorando a una serie americana della Marvel, Jessica Jones, un'eroina straordinaria, veramente la serie è bellissima, andrà su Netflix, mi raccomando, comprate questo canale perché ci saranno delle serie e dei film straordinari, i prodotti sono tutti ad altissimo livello, in Italia aprirà questa piattaforma fra poco, quindi vi consiglio di prenderla, tra l'altro ha un costo proprio ridicolo e voi avrete la possibilità di vedere queste serie per intero e non spezzettate, e i prodotti sono straordinari, mi raccomando, Netflix, serie Daredevil, Marvel e Jessica Jones. Allora, un consiglio di Monica Ward. Questi sono gli attori che ci danno lo spessore. Sore. Grazie, grazie Monica Ward, grazie ancora, grazie, grazie dai DNA per Orgoglio Geek, alla prossima. Ciao. Ciao.